Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo ad aprire un bel po' di regali perché a partire da prossima settimana purtroppo non ci saranno più. Ma questo ve lo spiegherò meglio dopo nel video. Prima di iniziare mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Detto questo, iniziamo subito. Ok, sono appena entrato. Ho qui con me la mia volpe rossa che è Junior. Questa è la terza o la seconda, non ricordo bene, perché voglio fare la volpe neon. Tra l'altro volevo anche dirvi che mi sono stufato di questa casa, quindi credo che in uno dei prossimi video andremo a comprare una casa e andremo a decorarla insieme, andremo a fare un po' di cose perché questa casa mi ha già stufato, ce l'ho tipo da 4 mesi circa, quindi nulla, credo proprio che ne andrò a fare un'altra. Andiamo subito al centro. Tra l'altro siamo in un server arabo, russo. Oh, c'è uno snow owl che per assurdo io non ho, quindi andiamo a provare a mandare una richiesta a questo qua, lei c'è qualcosa. Sempre se non è già, scambia solo con gli amici, quindi niente, ciao. Trading right potion for oak, ma anche no. Come ho detto all'inizio del video, a partire da prossima settimana, più nello specifico giovedì prossimo, tutti questi oggetti che vedete qui sul tabellone, che si trovano all'interno dei regali, non ci saranno più. Questa novità è stata annunciata sulla pagina ufficiale Twitter di Adopt Me, dove hanno mostrato un video di un tabellone e hanno detto che tutti questi oggetti non si troveranno più. Quindi in questo video volevo andare ad aprire un bel po' di regali in modo da completare la mia collezione, anche se molti di questi oggetti già li ho. Anche questa scatola qua ce l'ho già. Dovevo registrare questo video prima perché come leggendario all'interno del regalo potremo trovare quella specie di piantina, la rosa, non lo so, che è un petware se non sbaglio, e che io non ho. Allora andiamo un po' a vedere che cos'ho io. Cominciamo con i toys. Ho il pogo, questo qua della rosa, ho questo guinzaglio magico, poi che cos'ho? Ok, ho questo palloncino, c'ho anche il razzo, c'ho anche questo, ho anche il coso, questo qua, questo fiore. Beh, a dire la verità, questi qua ne ho, va bene, una marea, che la pianta, anche il cactus, quindi di questo ce l'ho, tutti questi ce l'ho. Forse non ho questa specie, mi sa di no, che non so se sia un rampino, non so di cosa sia, non ce l'ho questo qua a forma di cactus. E di qua mi manca un po' di roba, ad essere sincero. Ho solo questi pattini, mi sembra, e questo forse. Direi di cominciare subito e io ho già un po' di regali qui nei gift. Cominciamo da quello più piccolo. Abbiamo uno small gift e andiamo a vedere che cosa ci troviamo dentro. Un cactus. Oddio, vi levate? Ok, ho trovato un cactus. Niente, tanto, cioè, nel senso si sapeva già che negli small gift non è che si trovano molte belle cose. È davvero difficile trovare un leggendario. Un razzo di... Ah no, questo qua è un rampino. Sì, è un rampino. Ah, non lo sapevo fosse un rampino. Vabbè, andiamo ad aprire questo gigante. No, che non è gigante, quello medio. E ho trovato questi pattini. Oddio, perché sono andati indietro? No, ti prego. Soldi. Grazie. Quindi niente, abbiamo... Qua c'è troppa gente, però... Ok, facciamo così, spostiamoci perché c'è troppa gente qui e mi dà fastidio. Dove li possiamo andare ad aprire? Non ho la più pallida idea di dove andare ad aprirli. Li apriamo qua, va? E andiamo ad equipaggiare un altro gift, sempre grande, quello grande. E lo andiamo ad aprire. Spero di trovare almeno il leggendario, un Daisy Disc, che io non so neanche cosa siano queste cose. Cioè, cosa ci puoi fare? Ah, ho bisogno di un animale, credo sia tipo un boomerang. Un disco, vabbè, niente. Andiamo ad aprire questo. Stavo dicendo, spero di trovare il leggendario, così almeno posso scambiarlo con tipo una squirrel box o comunque queste cose che mi mancano. Tra l'altro io ho fatto uno scambio pessimo perché ho trovato il rose pogo, quella roba là. Ho fatto uno scambio pessimo perché io avevo, sapete, l'Evil Unicorn, il veicolo di questo Halloween, la moto. E l'ho scambiato con mia sorella con quella scatola, che per carità, cioè mi piace un sacco la scatola, regalo, veicolo, e si guida molto bene rispetto all'Evil Moto, quella roba là. Però comunque l'Evil Moto è un po' più rara, quindi sono già messo d'accordo con lei che in caso trovassi un altro veicolo scatola, come si chiama, glielo rido indietro, così le mie idee dalla moto. Non so se avete capito quello che ho detto, ma vabbè. Ok, per il momento nulla, cioè non sto trovando niente interessante, sono tutte cose che già avevo. Ma dai, un cactus, seriamente. Ok, adesso passiamo ai regali, quelli giganti, che ne ho ancora due, e poi andiamo a comprare al gift shop gli altri. Abbiamo trovato... Oh, oddio, questo non ce l'avevo. No, vabbè, ma non ce l'avevo io questo. Quindi con questi puoi volare?
Ma troppo carino. Scusa. Cioè, ok, tutto molto bello. Ah, no, 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 no. Ok, quindi praticamente c'è questa elica che gira, io volo e poi mi attacco al piffero perché se ci clicco sopra si ferma e quindi ciaone, cioè non posso fare niente. Allora, direi di andare da nessuna parte perché qui c'è la punta del castello. No, ecco, sono cascato. Senti, se ti fermi magari, se ti... No, fermati, fermati. Niente, non si ferma più, vabbè, ciao. Disequipaggiamo, ok. Allora andiamo a aprirne uno qua. Ne abbiamo ancora uno, poi andiamo a comprarli. Quindi tutta questa fatica per salire sopra è stata abbastanza inutile. E abbiamo trovato un Lunar Stroller che già avevo. Ok, un po' un flop perché non ho trovato neanche un veicolo leggendario. Allora, volevo andare a comprare in realtà quelli small e quelli intermedi, perché sì, lo so, bellissimi quelli giganti. Ma che poi, tra l'altro, la probabilità di trovare qua qualcosa è qualcosa di leggendario, quando parlo. Dimentico sempre i soldi. No! Vabbè, ne abbiamo già aperto uno. E ho trovato sta cosa Ma io non ho mai capito che cavolo è. Ah, ok, niente. È inutile come la spada RGB. Ok, andiamo a prenderne ancora. E andiamo a prendere un po' di questi. Andiamo ad aprirli in un luogo sempre più tranquillo perché qua c'è troppa, troppa gente. E direi di partire dai regali, quelli più piccolini, perché così almeno. Vediamo un po' se ci esce qualcosa di interessante da qui. Un altro coso, trappola di Venere, che non ho più pallida idea di cosa sia. Sembra tipo un fiore. Un altro disco, un fiore disco, Daisy qualcosa. E ho trovato questo balloon che non... Boh, serve? Niente, ti fa saltare più in alto. Non serve a niente. Di nuovo quella roba che non ho capito a cosa serve. Oh, ecco, mi mancava. Ancora non avevo trovato oggi il disco volante galattico. Ci rimangono quattro regali piccoli. Un'altra trappola di Venere. Vabbè. Un rampino di nuovo, missile. Un altro balloon. Ma wow, quanta roba bella. E un cactus. Vabbè, direi il flop per quanto riguarda i regali piccoli. Ma dai, nemmeno l'avevo cliccato e già si è aperto. Sì, non ce l'avevo. Questo qua, questo rampino a forma di cactus, non ce l'avevo ancora. Quindi, fantastico. Direi che con questo ho trovato tutta la collezione. Però, io volevo ancora andare a trovare. Come si chiama? La scatola, la veicolo scatola, quella roba là. Perché, secondo me, è molto carina. Un altro regalo. No, aspettate. Ok, questo qua era l'ultimo. Questo qua era l'ultimo. Ok, mi mancava pure questo. Era l'ultimo. Ok, fantastico. Questo qua era l'ultimo che mi mancava, forse per finire la collezione. Adesso andiamo a vedere un attimo il tabellone. Ah, dovrei aver trovato tutto. Sì. Perché mi mancava appunto questo veicolo qua rosa e quella specie di elica. Sì, questa qua, l'elica galattica, io non ce l'avevo, quindi mi serviva sia quella che il monociclo principessa, vabbè. Adesso volevo andare a comprarne ancora. Vediamo un po'. Uno, due. E poi non ho più soldi, no, ce n'ho ancora. Quindi io vado ancora a comprare 1, 2, 3, 4. E non ho più soldi, quindi direi di stopparci qua. E andiamo ad aprire anche questi, così niente, ho finito i soldi, ho finito tutto. Speriamo di trovare questo benedetto veicolo. E abbiamo un'altra trappola di Venere. Un altro disco galattico volante. Un'altra trappola di Venere. Sono inutili, veramente. Io non capisco l'utilità di queste cose. Cioè, tu le metti in mano e. Che cos'è un sonaglio? Anche la spada RGB, veramente non l'ho capita. Vabbè. Cioè, almeno a dire no, ci fosse un'utilità, no, nulla, niente. Vabbè. È un'altra trappola di Venere, ovviamente. Confido tutto in voi due. Leggendario, 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 leggendario. Dei pattini. Ok, incassiamo i soldi, grazie. Dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Leggendario, 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 leggendario. E nulla, questo qua è tutto quello che ho trovato. Ma si è arricchito qua il centro. C'è una mucca neon e un pappagallo. Per il pappagallo cosa gli posso offrire? Ma mai più mi danno un pappagallo, io lo so già. Magari è pazzo. Però devo fargli una bella offerta, perché se poi gli faccio un'offerta del piffero, poi non me l'accetta. Allora, gli potrei offrire un Mythic, un Ocean, un Fossil. Lucia che però non posso. Un Woodland. Una Fly. Però serve un pet figo. Cioè, serve un pet bello perché sennò poi mi declina. Sì, sempre se riesco a far trade perché, cioè, è già in uno scambio. Questo è sempre in uno scambio. No, ti prego, non scappare. Niente, ha rifiutato la mia richiesta di scambio, quindi non mi vuole dare il pappagallo.
Ok, allora guarda, ti metto l'unicorno, la rana e una fly e poi che gli posso dare un fossil. Niente, mi ha rifiutato la richiesta. E in cambio dell'unicorno mi dà un unicorno e un dodo, ma proprio, ma anche no. Questo è teen, preteen. Ok, in realtà mi sta dando un po' di cose carine, anche perché il dodo non si trova più. Ok, questo qua non ce l'ho neon, la farfalla ce l'ho. Il Polar Bear ce l'ho, cosa mi ha levato? Beh, in realtà come offerta non è malvagia. No, mi spiace, secondo me no. Vabbè, niente, abbiamo aperto un po' di regali, abbiamo provato a fare qualche scambio, abbiamo fatto un po' di cose e nulla, direi di concludere qua il video. Se vi è piaciuto questo video, se volete vederne altri come questo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!